Dunque. So, report end of day one. Siamo day two. Ok, abbiamo affrontato un challenging afternoon. La nostra barca è lì, quella che non si vede, comunque una luce, ecco, una però, luce. Però insomma, praticamente abbiamo avuto una avaria al motore, c'è stato un leak del cooling system, quindi abbiamo avuto due volte un overtemp, ICAM warning. Però per il boat maintenance manual è within the limits. Esatto, within the limits. Abbiamo fatto due volte un commanded engine shutdown. Abbiamo deciso di andare. Non è nerd questo video. Quindi siamo arrivati in questa non è una vacanza nerd. Allora, porto non c'è posto. Siamo venuti qua in rada. Allora, il campeggio dei tedeschi c'è un po' di fila. C'è molto poca. Comunque, insomma, è stata una giornata challenge, dicevo, prima che mi interrompessero, perché insomma siamo arrivati qui in baia perché il porto non aveva posto. Abbiamo avuto tre rada, però siamo entrati in baia con solo a vela. Abbiamo rischiato una collisione con una barca sventata dal buon Marco all'ultimo momento, dando un oggetto, un che però, diciamo, go around, che però diciamo ha creato questo leak. ha esacerbato questo leak. No, il leak c'era prima, abbiamo spinto il motore. Non si sa, questo non si sa, il troubleshooting lo proverà. Comunque poi siamo venuti qua col tender, lì c'è un sacco di scogli, abbiamo trovato questo ristorante, siamo passati in mezzo ai campeggiatori, siamo entrati con i giubbetti di salvataggio dentro il ristorante, sembravamo dei pagliacci. Oppure esplotato l'ultima funzionalità. L'ultima funzionalità. Quindi adesso diciamo, prossima operazione within the next few minutes. Abbordare la nostra barca. Ma dove sta il tender? Cercare il tender per arrivare alla barca. Tender che fatto un bambino poteva accenderlo. Rimettere il tender. Mamma, rimettere la lingua. Rimettere il tender in acqua. Tender c'è ancora, eccolo lì. Sì. Bella, a più tardi. Aspetta. A più tardi. Vai, spezza alle ripartire. Questo qua ci riporterà. Vabbè, ci abbiamo i remi. Remi.